Ecco la grotta di San Michele. Siamo arrivati. Come risplende nel creato la sconfinata immensità di Dio. Oh mio caro San Michele, tu che hai voluto regalarmi la gioia dell'Eucaristia quando ero solo un bambino, in questa terra santa ti invoco per i giovani in cammino e per i giovani di tutto il mondo. Guidali nelle loro passioni, disperdi le loro tentazioni, perché siano i guerrieri della speranza e dell'amore. Splendente, distendi le tue ali per quanto sono distesi i cieli e apri la via della verità, perché la verità è luce, la verità è bellezza, è purezza. La verità fa i cuori innamorati di Dio, che lasciano tutto per salire lassù. Padre, devo confidarvi un segreto. Riguarda fratello Gerardo. Fratello Gerardo? Ma cosa dici? Sì, padre. Proprio lui. Sapeste, padre, ho ascoltato donna Emanuela che raccontava della figlia. Gerardo
si è prostrato ai suoi piedi e la guardava, la toccava. No, non può essere redentorista. Questa è una pizzata, padre Alfonso, avete una faccia di paradiso. Fratello, non guardare me. Guarda ciò che mi ha scritto padre Benincasa. È gravissimo. Non ti dimetto dalla congregazione, ma ti proibisco di parlare e di scrivere a chiunque, e soprattutto di ricevere la Santa Eucaristia. Si muoia sotto il torchio della volontà di Dio. Figliola, cosa ti è successo? Padre, non ce la faccio più. Ho peccato contro il cielo e contro fratello Gerardo. Ho mentito. Veramente, come ha potuto? Vedi, Nerea, il fumo perfido della calunnia sembra una cosa sottile. Da poco.